come incontri la CISL e perché decidi di restarci? Allora, la storia è molto lunga, ma cercherò di chiaramente sintetizzare. Io sono dipendente Agnesi da 26 anni, sono sempre stato in un ufficio a fianco di un mio collega che è sempre stato un delegato CISL, per cui mi sono già sentito CISL per il semplice fatto di lavorare con questa persona. È una cosa che mi ha sempre appassionato, vedendo la passione che ci metteva questa persona, e credo di averla ereditata. Purtroppo sono capitato in un momento in cui le cose sono cambiate, purtroppo in peggio, e devo dire che questa cosa mi ha dato ancora più forza per fare questo lavoro che sto facendo col massimo dell'impegno. Sono entrato in una squadra di colleghi e di amici che mi stanno supportando alla grande, Claudio Bosio è uno di questi, e ho scoperto veramente persone che possono aiutarci tantissimo. Perché per te cosa vuol dire essere un delegato? Poter aiutare i miei colleghi essendo in una posizione, tra virgolette, privilegiata, perché essendo a contatto con gli esterni della CISL posso mettere in atto azioni diverse, più incisive per poter contrastare tutto quello che sta cercando di fare l'azienda. Senti, chiudi gli occhi un attimo e immagina di essere tu il numero uno della CISL. Che cosa faresti ora? Io dico che come stiamo lavorando adesso va più che bene. Ci lasciano, rispetto a la concorrenza, una discreta libertà. Chiaramente le direzioni, le indicazioni arrivano sempre dai nostri capi. Se io fossi il capo, darei comunque le stesse indicazioni che ho ricevuto da chi mi è sopra in questo momento. Trovo che sia corretto procedere in questo modo, dare una libertà di operatività e soprattutto tanta aggregazione tra componenti anche di diverse categorie. Tu sei delegato di Agnesi, insomma sono finiti i tempi d'oro, Agnesi se la sta passando assolutamente male, c'è notizia appunto che nei prossimi giorni verrà chiuso lo stabilimento, ci confermi questo e raccontaci un po' come stanno le cose? Sì, purtroppo lunedì chiuderemo per la nona volta dall'inizio di quest'anno utilizzando sempre lo strumento della solidarietà. Dallo slogan Silenzio parla Agnesi siamo al un nuovo slogan che è Silenzio. Punto e basta. Abbiamo una data di scadenza che è il 31 dicembre 2016 dove la proprietà ha dichiarato che chiuderà lo stabilimento di Imperia. Dove lavorano? 103 persone attualmente, dai tempi d'oro in cui eravamo circa 600. Ma cosa è successo? A mio avviso c'è una chiara volontà da parte dell'azienda di chiudere per trasferirsi altrove, poiché in quel luogo dove attualmente c'è lo stabilimento principale che produce la pasta Agnesi, a Imperia, proprio sul mare, qualcuno deve costruire qualcos'altro di più interessante. E voi che cosa state facendo? Avete fatto e cosa continuerete a fare? Noi l'anno scorso abbiamo messo in piedi lo sciopero più lungo della storia dei dipendenti Agnesi. 11 giorni di blocco forzato di tutte le attività che hanno paralizzato completamente la produzione, oltre ad aver richiamato diversi personaggi politici e non, che hanno finalmente acceso i riflettori sulla storia dell'Agnesi. Bene.